Triestina Fermana 3-0, dunque vittoria quasi in scioltezza per la Labarda contro appunto la formazione marchigiana, una formazione ospite, Bruno Gasperutti, che è venuta qui naturalmente per portare a casa il pareggio, si è messa in difesa con tanti elementi, era difficile sbloccarla, però nel momento che la Labarda ci è riuscita con Steffè poi tutto tranquillo. Sì, ecco. E allora, per me è stata una partita che si può dividere in tre fasi. I primi 20 minuti di un gioco che a me non è piaciuto, magari Pavanelli ha detto che sono partiti forti, per me 20 minuti di gioco caotico e con loro molto arroccati in difesa che badavano soltanto a spezzare il gioco della Triestina. E la Triestina che non stava giocando bene perché aveva difficoltà a portare gli uomini oltre le linee avversarie. Dopo 20 minuti, su un bel schema, su un calcio d'angolo, Steffè ha fatto un grandissimo gol. E quel gol ha cambiato la partita. La successiva mezz'ora è stata veramente spettacolare. La Triestina ha fatto 3 gol in questa ulteriore mezz'ora e il gioco è stato piacevole, sono andati più volte al tiro, quindi una ottima Triestina per mezz'ora. Poi dopo il terzo gol loro praticamente si sono arresi, la Triestina ha giochicchiato, ha affondato ancora qualche volta ma senza affannarsi troppo, neanche giustamente, perché insomma non aveva senso forzare ancora il gioco. E quindi l'ultima mezz'oretta, 25 minuti, sono stati praticamente di controllo e basta. Ecco. Ecco, al di là del gol, Steffè è un'ottima partita. Sì, per me Steffè quest'anno è stato una rivelazione, perché è venuto qui che non aveva tante presenze in Serie C. Aveva fatto un ottimo inizio carriera nell'Inter, dove aveva vinto anche uno scudetto, e poi in Serie C aveva fatto tante presenze ma niente di particolare. Io pensavo che fosse il solito giocatore normale diciamo, invece per me Steffè è veramente un punto di forza, cioè quando gioca lui la Triestina gioca bene. Cioè, prima ho fatto anche una battuta, Steffè è il Gattuso della Serie C, perché ha quelle caratteristiche là, cioè è veramente un cagnaccio di centrocampo che azzanna le caviglie avversarie e ha una vitalità e si propone all'offensiva e in più c'ha un tiro non trascurabile. Questo a memoria è il secondo gol che apre una partita dopo quello con la Feralpi, e il secondo gol eccezionale dove lui da fuori tira l'incrocio di pali. Ecco, l'altro anno per esempio dicevamo sempre non abbiamo l'uomo che tira da fuori area, Steffè è uno che tira da fuori area e ci azzecca spesso. Per me è un punto di forza della Triestina. Ecco, buon campionato anche per Procaccio e per, sì, Petrella, no? Sì. Ecco, Procaccio è il primo anno che fa tra i professionisti e ha fatto un ottimo campionato. Non dobbiamo dimenticare che al momento del bisogno Procaccio ha fatto il centravanti. Adesso fa l'esterno, poi può fare la seconda punta, cioè è un giocatore molto molto utile e da quanto si vede in campo molto disponibile, perché si sacrifica anche in fase di copertura, quindi sta veramente imparando a giocare a tutto campo, è un ottimo elemento. E così Petrella, già lo scorso anno si vedeva che c'ha delle doti, e Petrella è purtroppo un po' handicappato dal fisico perché è piccolino, però Petrella sa vitalità, Petrella sa dribbling, sa tiro e anche oggi ha fatto grandissimo anche lui. Oggi abbiamo visto 3 gol veramente di categoria superiore, con 3 tiri, 2 radenti quasi rasoterra e uno all'incrocio di pali di Steffè, sono state 3 esecuzioni veramente
da ottimi giocatori. Ecco, in quest'anno la Triestina, ricordiamo, il miglior attacco, e Granocci il re dei bomber della categoria del girone B, e non hanno segnato, non né lui né Costantino oggi, però segno questo che nonostante ciò tre gol sono arrivati. Sì, mi dispiace, perché io faccio sempre il tifo per gli attaccanti, perché se loro segnano prendono morale, giocano con più entusiasmo. Oggi mi dispiace, i due attaccanti non hanno fatto gol, però insomma era difficile penetrare centralmente in quella difesa, perché loro erano molto più, giocavano con tre centrali, quindi in mezzo era difficile penetrare, però comunque si vede subito che sono due giocatori vivi e si integrano magnificamente, perché Granocce gioca un po' dietro a Costantino e Costantino fa dalla profondità alla squadra. Sono due giocatori molto importanti e dalla venuta di Costantino vedo che Testina va a rete con molta più facilità. Due gol oggi, tre con la San Benedettese, due a Gubbio, uno a Imola, cioè Testina segna. E ovviamente e segna con tutti i suoi elementi, perché oggi Mensah aveva qualche problemino, l'ha tenuto fermo, però abbiamo anche Mensah. Quindi abbiamo questi quattro più Mensah, sono cinque. Steffè è un buon tiratore da fuori, Maracchi è uno che è bravissimo negli inserimenti. Cioè Testina è una squadra veramente a trazione anteriore. Ecco, lasciamo ora da parte la partita giocata, pensiamo a quella futura, dunque alla prossima. Triestina che va a giocare sul campo della Ferrari Pisaglio, che prima di oggi condivideva con la Labarda il secondo posto. Ora stiamo alle finestre, vediamo domani sera, quindi il lunedì sera c'è il posticipo tra la Limolese e la Ferrari Pisaglio, e però sabato prossimo si va a giocare proprio a Saglio. E diciamo subito, Bruno, partita fondamentale per il secondo posto, e la Triestina avrà un piccolo handicap di sicuro, non potrà schierare in difesa Formiconi, che era diffidato e che oggi ha preso il cartellino giallo, secondo me, vedendolo dal di fuori, anche ingiustamente. Sì, la munizione di Formiconi è avvenuta dopo una ventina di minuti e non ci stava proprio, perché a mio avviso non c'era neanche il fallo. Ma comunque, ecco, è un piccolo handicap, perché oggi il Butti era in tribuna, quindi speriamo che sia recuperabile e si risolve tutto, se no altrimenti penso che Pavanè avrà qualche problema nel cambiare la formazione, perché non abbiamo un altro terzino destro. Non lo so, vediamo come evolvono le cose. Ecco, faccio notare una cosa, noi con la Feralpi siamo pari punti, quindi per noi il risultato migliore sarebbe che domani la Feralpi perdesse, perché se pareggia cambia poco, cioè cambia veramente poco, cioè loro devono giocare per vincere, ma anche se loro vincessero domani siamo pari punti e loro devono sempre giocare per vincere, perché altrimenti lo sconto diretto è sempre a nostro favore, quindi cambia poco. Quindi o la Feralpi domani perde e per noi va benissimo, altrimenti cambia poco che pareggino o che vincano. Il risultato di Saglio sarà importante, però comunque avremo due risultati su tre a nostro vantaggio, perché penso che anche come differenza reti a Triestina sia in vantaggio, e siamo in vantaggio anche con sconto diretto, abbiamo vinto 2-0 è andata, quindi per noi penso che domani possiamo goderci la partita. E se, chiaro che se Feralpi perde è quasi il 50%, il secondo posto è nostro, però tutti gli altri risultati penso che ci possono lasciare indifferenti.